Buonasera a Buonasera a tutti. tutti gli amici di karateka.it, sono sempre Alessio Sorrentino, un po' come il prezzemolo, no? Anche dove non dovrei essere, però ogni tanto ci finisco. Stasera iniziamo una nuova rubrica, Karate Mind, in cui per la vostra gioia, chiaramente lascerò la parola alle esperte Laura Pasqua e Nicoletta Romanazzi, che adesso andrò a presentare per i pochissimi che ancora non le Ciao. conoscono. Allora, partiamo innanzitutto con le presentazioni con l'appuntato Laura Pasqua, che stasera è la cosa che riveliamo al mondo, no? Quindi non soltanto la tua bellissima appartenenza al Corpo dei Carabinieri, ma anche il grado con il quale ti riconoscono in caserma, giusto? Sì, esatto. Tra l'altro scattato da pochissimo, quindi Ok, fresco, quindi fresco. tutte le volte che Esatto. facciamo una live ti dobbiamo fare i complimenti, prima per la laurea e poi ora per questo titolo. Bene così, quindi la Meglio. prossima live vogliamo un altro Vabbè. achievement. Ok, ci stiamo Ok. dopo. Sì, io me li prendo i complimenti, fatela. Devi. Stanno arrivando chiaramente anche nei commenti con Lorena che ci dice di stare attenta, che mi dice di stare attenta a queste due matte. Quindi C'ha direi che come ragione, c'ha presentazione. ragione. Come presentazione, se ci ha beccato. No, già l'altra volta mi avevano messo come si dice, sugli attenti per rimanere in gergo tecnico con Clio, mi hanno detto è scatenata ed effettivamente è stata veramente una live molto movimentata Accesa. come avete visto, no? Come anche sugli spalti, a quanto ho capito, molto, Esatto. molto così tenace. Quindi già stasera si prevede altrettanto movimento. Invece Nicoletta, che per in più magari è un volto nuovo, ma è una mental coach sportiva e è diciamo da questo che è nata un po' l'idea, dall'unione di quelli che sono gli studi di Laura e la figura di Nicoletta, che siamo andati a pensare a questo nuovo format che è appunto Karate Mind, dove non conta solo l'allenamento fisico, ma anzi un aspetto che anche quando sei venuta ospite Laura con Luigi, ma anche Silvia Semeraro, Clio, eccetera. Tutti hanno sempre sottolineato il fatto che la parte mentale per i più è sottovalutata, ma quando arrivi a un certo livello, e forse non dovresti arrivare a un certo livello per avere questo sentore, ti rendi conto che ti fa fare veramente, veramente uno scatto. Avrete poi modo di dirci anche magari un po' come vi siete conosciuti, come va avanti questa collaborazione e quant'altro. Però io, Nicoletta, prima ti devo chiedere una cosa che appunto tutti ci devono passare, che appunto devi rivelarci un qualcosa che nessuno sa di te, o almeno molto pochi sanno di te, una passione, una storia, un aneddoto, un qualcosa. Questa mi dispiace, ma non la puoi scampare. Una passione, una storia, un aneddoto. Allora, cioè, potrei cominciare e non finire più. Una passione, sono sempre stata appassionata di balli di coppia, in particolar modo di tango. E Oh, quindi, bene, bene, beccati questa. E bene. tra le varie cose, quando ho cominciato a fare tango, l'ho fatto proprio per mettermi alla prova rispetto a quello che io faccio, il lavoro che faccio, che ha a che vedere con il sentire, no? E Sì. non puoi essere una brava ballerina di tango se non senti il ballerino con cui stai ballando, anche perché tu balli all'indietro e con gli occhi chiusi. È stato affascinante, quindi ho scoperto un mondo e quanto il sentire possa essere utile a 360 gradi in qualsiasi cosa si faccia. Quindi nel tango mi è stato molto utile, il tango è affascinantissimo. E poi, cioè, viene fuori una statistica interessante sul fatto che tantissime karateka e karateka, e quindi anche, diciamo, addetti ai lavori di questo mondo ballano, per cui il Ah, secondo sport di chi fa karate è il ballo. Se forse per un discorso anche di coordinazione, non lo so perché ci piace così tanto. Però, finita questa quarantena, faremo una classe di salsa, di tango, esatto, bellissimo. oltre al karate. Ok, allora io direi di partire e lascio allora a Laura la parola e ci introduci nella mente dei karateka. Ok, allora, a me l'onore. Niente, che vi devo dire? Io nel nostro mondo penso di un po' di essere conosciuta, comunque mi conoscete appunto come atleta, come titolare della nazionale dei 61 kg da parecchi anni ormai, che sono abbastanza grandicella, faccio parte un po' dei veterani. E
però è vero anche che col tempo, fin da piccola, ho coltivato appunto la passione per la psicologia, no? Quindi è sempre rimasto per me un tarlo quello di voler approfondire questo mondo per me super affascinante. E come ti dicevo l'altra volta, è stato un po' complicato associare ovviamente gli studi ad una carriera agonistica ad alto livello, perché ovviamente gli impegni sono tanti, però tutto si può fare. Tra l'altro, anche nel mio percorso di studi, Nicoletta, che adesso vi presenterò, è stata anche fondamentale proprio nell'organizzazione, nella capacità di vedere anche lo studio come appunto una distrazione o comunque anche un modo per coltivare altri aspetti della mia persona che da tempo stavo trascurando. Quindi anche questo, se vogliamo, io lo buttiamo in mezzo a questo percorso bellissimo che abbiamo iniziato tanti anni fa. E quindi mi sono ritrovata, cioè mi sono laureata da pochissimo, lo avete saputo, e il mio obiettivo, il mio sogno più grande dopo le Olimpiadi è quello di diventare una brava mental coach, un bravo psicologo sportivo. Almeno io dico sempre la metà di Nicoletta, questa è la cosa che gli No, dico sempre. supererai, supererai, sempre così. L'allievo Non lo supera so, sempre il no, lo maestro. vedremo, non lo so questo. E quindi niente, adesso sta iniziando questo mio percorso di formazione, perché comunque, tra l'altro, anche in questo spazio. Come ci hanno chiesto in tanti, faremo anche un po' di chiarezza rispetto alla figura del mental coach, rispetto alla figura dello psicologo sportivo, eventuali differenze con psicoterapia, eccetera. Perché è doveroso farlo? Perché comunque c'è anche tanta confusione, ci sono anche tanti pregiudizi o anche semplicemente confusione delle varie figure. Quindi è giusto anche che venga fatta chiarezza e ci prendiamo questo Certo. spazio anche per farlo. E poi niente, poi tutto è nato, cioè io ho conosciuto Nicoletta e tantissimi. Dimmi. Scusa Laura se ti interrompo. Nicoletta, potresti abbassare forse un pochino perché ho un po' di ritorno l'audio del telefono, giusto leggermente. Scusami Laura se ti ho interrotta. Dimmi. Ora Ecco. perfetto, ci Ok. siamo. Quindi vi dicevo che io ho conosciuto Nicoletta tanti anni fa. E adesso lei praticamente segue tantissimi ragazzi del karate della nazionale, però io mi vanto di questa cosa, se permettetemi, di essere stata la prima praticamente, e poi aver talmente tanto rotto le scatole a tutti i miei compagni, e poi sono super felice anche loro, ovviamente, c'è stato un Certo. passaparola incredibile. Però tutto è nato da un mio problema che è subentrato tantissimi anni fa, in cui io ho iniziato a soffrire di attacchi di panico con delle crisi respiratorie all'improvviso. Mi ricordo ancora la prima volta che successe, ero a una finale per il bronzo a un europeo nel 2013, se non sbaglio. E persi quella finale per il bronzo. Da quel momento in poi io mi stramazzai a terra, non riuscendo più a respirare. E ovviamente non ve lo dico, cioè Claudio Guazzaroni ha avuto un infarto istantaneo perché non sapevano come prendere. Manco io, era la prima volta che mi accadeva una cosa del genere, quindi io veramente, come da prassi, in un attacco di panico, ho pensato realmente che stavo morendo. Cioè ho detto, eccolo qua, ci siamo arrivati. E invece da quel momento in poi io conosco Nicoletta perché lei, dovete sapere, che oltre ad essere una mental coach ha una formazione, vabbè, poi vi dirà lei, non vi voglio togliere questa sorpresa, comunque ha una formazione veramente enorme e tra i suoi tanti strumenti di lavoro anche è una facilitatrice di respiro, cioè lei utilizza proprio la tecnica del respiro per tutta una serie di vantaggi che vi dirà lei, perché ovviamente è più afferrata in questo. Quindi io la conosco per questa cosa qui, e da lì si apre un mondo, cioè proprio un mondo incredibile per me, e iniziamo a lavorare su tutto, su poi come chiunque ha iniziato il percorso di mental coach o comunque di coaching, eccetera, inizia per una cosa e poi si ritrova come per magia tutti i vantaggi nella propria vita. Questa è la cosa forse più bella che ti può regalare questo percorso. Cioè, il vantaggio non è limitato allo sport, inizi per lo sport perché hai un problema lì e poi ne risolvi 150 nella tua vita. E quindi questo è una cosa estremamente, cioè, non potrei non augurarlo a nessuno. Ecco perché
Io ho insistito per questa cosa e ho coinvolto te, ho coinvolto Nico che era super entusiasta di questa cosa qui, perché ho detto, cioè, una cosa così bella, una cosa così utile. E tu hai detto prima, hai parlato con Silvia Semeraro, con Clio, chiunque ti ha detto l'importanza dell'aspetto mentale, però se ci pensi, noi ce ne siamo accorti e l'abbiamo potuto toccare con mano già quando i nostri livelli erano già tanto alti. Cioè, stiamo parlando di atlete di nazionale senior che lavorano a 2 o 3 anni col mental coach. Ok, Certo. va benissimo, però e se ci iniziassimo prima? E se ci portassimo dei vantaggi prima? Perché non da Chiaro. ragazzini? Perché non si può imparare a essere, non so, ad entrare in questo mondo già da prima? Quanti vantaggi ci porteremmo? Allora Sì. ho detto, allora è giusto che forse ci sia un cambio di mentalità, specialmente nel nostro mondo, perché il mondo del karate è un mondo di arti marziali dove c'è molto una mentalità tanto maschilista, se vogliamo dire, dove devi essere forte, non devi essere debole, non devi essere di Sì, qua, ma non devi essere. virile, diciamo, più che maschilista, Esatto. nel senso Sì, più, una, più hai ragione. virile sia per gli uomini sia per le Hai donne. Sì, ragione, ora ho perfetto. capito. Sì, Per sì, sì. cui quasi come se mostri una debolezza te ne devi vergognare, no? Chiaro. E allora è difficile. Infatti per tanto tempo io sfido chiunque, ma la maggior parte di noi l'ha tenuto nascosto per anni. Ok? Quindi, insomma, se potessi, se con questo piccolo rubrica, ecco, riuscissimo anche a cambiare la mentalità di una persona su 10, io già mi riterrei non soddisfatta di più. E Bene, bene. siccome non voglio parlare troppo, No, allora ma figurati, io è ti il tuo show, seguo. quindi se non parli ora, quando vuoi parlare? No, io, Vai, 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 Laura, vai, e vai, vai. quindi praticamente, cioè, nel senso, poi ho conosciuto lei e adesso si presenterà da sola perché lei è un mare di cose, cioè un vulcano di donna incredibile e quindi non si possono memorizzare tutte le cose Ok. che riesce a fare. Quindi, Nico, Dici te. vai. Intanto però vorrei confermare quello che mi hai detto, cioè anche Leo si dice, la domanda che mi faccio spesso è perché non ho iniziato prima. Quindi, Esatto. Nicoletta, siamo tutto orecchi. Ma allora, in realtà è la domanda che ci facciamo tutti e che mi sono fatta anch'io, anche perché io ho scoperto il mondo del coaching veramente tardi. L'ho scoperto che avevo già 35 anni ed ero mamma di 3 figlie, per cui avevo cominciato in tutt'altro modo, avevo cominciato a lavorare nell'azienda di famiglia perché quella mi sembrava la cosa giusta da fare, tra virgolette. Come tutti noi, insomma, cresciamo un pochino all'interno delle nostre famiglie con un'idea di quello che ci aspetta e quello che sarebbe la cosa che la nostra famiglia si aspetta da noi. Quindi io ho cominciato a fare quel lavoro, ho lavorato per 9 anni nell'azienda con mio papà, un'azienda metalmeccanica, producevamo cassoni per cambio, voi potete immaginarvi quanto potessi essere, insomma, Creativa. affascinata. Per cui era uno sforzo pazzesco, pativo tantissimo, sapevo di doverlo fare, però non avevo trovato fino a quel momento che cosa veramente mi muovesse e di conseguenza ero così, portavo avanti col senso del dovere, della responsabilità, portavo avanti il mio lavoro senza essere mai appassionata in quello che stavo facendo. Poi sono diventata mamma. E ho lasciato il lavoro perché sono diventata mamma di 2 gemelle subito così, tatà, e sono dovuta rimanere a letto per un po' di tempo, eccetera. Poi loro sono state figlie meravigliose, fantastiche, ma piuttosto turbolente. Tanto per darvi un'idea, da grandi sono diventate atlete di rugby in Serie A, quindi così tutte e tre, belline, carine, biondine, eccetera, eccetera, ma picchiano come fabbri. Però io per un periodo ho lasciato e fatto la mamma perché poi è arrivata la terza, quindi insomma mi sono dedicata a quello, ma sempre con la sensazione di avere tanta tanta energia e di non riuscire a indirizzarla da nessuna parte. Poi per caso, se esistesse il caso, sono andata a un corso di formazione e ho scoperto questa figura del mental coach e sono rimasta, cioè, completamente affascinata.
Perché è molto dinamico, molto orientato alla soluzione, un lavoro che rende molto autonomi, quindi aveva tutta una serie di caratteristiche che a me piacevano tantissimo e mi sono buttata a capofitto in una formazione mia personale, che in realtà non è mai finita perché io mi formo costantemente e continuamente, non c'è niente che io insegni che non abbia sperimentato prima su di me, e poi lavoro su di sé, secondo me, non, almeno per come la penso io, non dovrebbe finire mai. E poi ho cominciato la formazione professionale e sono entrato in questo mondo del coaching, che poi a un certo punto, come dire, mi è stato stretto anche quello, nel senso che volevo di più tutte le volte, volevo imparare cose nuove, e allora ho spaziato dal mondo della comunicazione, programmazione neurolinguistica, poi mi sono buttata nel respiro, quindi volevo, ho capito che corpo, mente, emozioni sono strettamente connessi, non si possono separare, non si possa lavorare su uno escludendo un altro. E allora mi mancava, avevo lavorato sulle emozioni e volevo uno strumento che potesse permettermi di lavorare sul corpo. E quindi ho introdotto il respiro. Poi ho capito Il esattamente. linguaggio, nel linguaggio dei karateka è come dire non si può combattere con una guardia sola, no? Bisogna avere a disposizione Più più armi. Perfetto, perfetto. Tanti più strumenti tu hai, tanto meglio funzioni. Per cui ecco, poi ho capito che tanto più si rimaneva sulla mente consapevole, quindi la parte razionale, no? Stiamo lì, allora la tecnica, la cosa, eccetera, tanto più ci si perdeva perché, come si dice, la mente mente monumentalmente e si rischia di andare appresso alla mente e di perderci insieme a lei. Allora ho capito che per essere più efficaci bisognava lavorare un pochino più in profondità e ho cominciato a studiare strumenti come l'ipnosi per la performance, poi ho cominciato a fare formazioni meravigliose con dei professori straordinari, quindi con il professor Vercelli ho studiato e sono diventato uno sfera coach, con il professor Nardone ho studiato coaching, comunicazione, problem solving strategico, cioè, e ogni anno mi lanciavo in una nuova formazione, ma perché mi piace, cioè non è che dici sai l'hai fatto, perché no, proprio piace a me, è una mia passione. E questo nel tempo mi ha fatto diventare una cosa un po' strana, nel senso che io non posso dire di essere un mental coach classico, di lavorare classicamente come fanno i mental coach, come non posso dire di essere un counselor classico, perché poi appunto ho studiato counseling e quant'altro, ma ho preso e ho fatto mie tutte queste cose che ho studiato nel tempo e ce le ho a Sì. disposizione Mi come dà molto strumento. l'idea di una formazione a T, no? Dove uno dice che deve avere la parte sopra molto poco settorializzata, nel senso che tu riesci a coprire più diverse aree e poi chiaramente hai una specializzazione verticale che è quella dove ti sei costruita poi sia la carriera ma anche il nome, le amicizie, tutta la sfera della tua vita che però è andata a pescare dalla parte superiore della T. Sì, poi in realtà anche questa è una cosa buffa, no? E quello che diceva Laura molto bene prima, in realtà poi alla fine il mental coach lavora sulla persona, a prescindere Certo. da quello che faccia la persona. Sì. Se io funziono meglio a 360 gradi, poi magari tu a me mi porti il lavoro, la gara o piuttosto il tuo sport o quello che ti pare a te e noi cominciamo a lavorare da lì. Ma quello che emerge sono cose che hanno a che fare con la persona. A me non cambia niente che cosa faccia nella vita una persona. È capitato anche lì, di nuovo, se vogliamo credere al caso, è capitato che io abbia cominciato a lavorare nel coaching sportivo tanti anni fa, quando le mie figlie erano piccole, facevano cavallo salto ostacoli, io lavoravo con loro e facevo il loro mental coach quando andavano a fare le gare, e poi mi è capitato di lavorare con un fantino del Palio di Siena. E Ok. lì è stato un lavoro straordinario che abbiamo portato avanti per diversi anni, con delle soddisfazioni enormi, perché insieme abbiamo vinto 5 pali, che non è proprio una cosa per chi conosce il Palio di Siena, non è proprio una cosa così. Sono di Firenze, quindi non tanto lontano, ti posso Ah, dire che vabbè, allora. l'eco delle vittorie arriva fino a qua. Ecco, perfetto, io ho visto
vissuto 3 anni a Firenze ed è stato lì che ho cominciato appunto a lavorare Il fantino. appunto, con Infantino ed è stato un percorso bellissimo fatto insieme e in qualche modo poi è andata avanti così. A me piace tantissimo la mentalità degli sportivi, tantissimo, secondo me loro hanno le caratteristiche perfette per fare un lavoro di appunto di mental coaching perché hanno forza di volontà, quella determinazione, anche perché il lavoro di coaching, io sono un coach, sono un allenatore, quindi come tutti gli allenatori alleno, ma poi è l'atleta che deve mettere in Certo. pratica l'allenamento. E quindi è un lavoro molto attivo per il cliente, estremamente attivo, e gli atleti sono abituati a fare questo. Non solo, ma mi piace ottenere risultati, così. Così. E mi piace mettermi in gioco, per cui anche lì, se funzioni, se riesci a costruire qualche cosa, il tuo atleta otterrà risultati e lo vedi. Viceversa, se non sei riuscito, lo vedi lo stesso. Certo, Questo è molto è molto sfidante, tangibile stimolante. anche se è un lavoro fatto sulla mente, ma è molto tangibile. Assolutamente sì, Io assolutamente. a questo punto direi ai nostri amici a casa, se hanno delle domande più specifiche, di lasciarle già nei commenti, così noi le scorriamo via via e magari quelle che non vengono risposte da quello che ci diranno tra poco le ragazze, lo potranno aggiungere successivamente. E allora io inizierei, se voi siete d'accordo, entrare un attimo nel vivo e vi chiedo, facciamo un po' di chiarezza. Nomi, persone, funzionalità, a cosa serve, chi è un mental coach? Ok, allora possiamo iniziare da capire che cosa non è. Il mental coach non è, così come lo psicologo sportivo, non è uno psicoterapeuta. Vuoi dire perché la gente fa tanto, cioè usa il termine psicologo in maniera random, riferendosi a tutta la categoria. In realtà è doveroso fare questa distinzione perché nell'ambito della psicoterapia, innanzitutto, oltre la laurea di 5 anni, servono altri 4 anni di scuola specialistica di psicoterapia, che non è da poco, ma Certo. soprattutto perché la psicoterapia abbraccia tutto quello che è il mondo del patologico. Quindi entriamo all'interno di un'area dove ci sono delle persone che comunque soffrono di disturbi, soffrono di patologie. Quindi perché è doveroso fare questa distinzione? Perché nel momento in cui un mental coach si renda conto che ha di fronte una persona che è il cosiddetto soggetto di rimando, così viene definito in gergo, no? Ok. Ma che obiettivamente ha delle problematiche invalidanti, cioè quando vanno realmente a, come dire, influenzare negativamente in maniera clinica la sua vita, tutte quelle che sono le aree di funzionamento della sua vita, lavoro, scuola, eccetera, quindi ha delle problematiche realmente invalidanti, allora quello non è più un soggetto che può rientrare all'interno dell'ambito del coaching sportivo o dello psicologo dello sportivo. Di conseguenza, sì, in maniera opportuna, va ovviamente guidato verso degli specialisti, dei colleghi che si occuperanno e che gestiranno la cosa in maniera competente, non Certo. ovviamente, non è ambito, ecco, del mental coach. Il Questo è mental coach importante. non è un terapeuta, i miei sono clienti, non pazienti, quanto qualcuno mi dice, ma i tuoi pazienti? No, io non ho pazienti, ho clienti e questo è importantissimo da dire, io non ho assolutamente le competenze per poter lavorare su una patologia o su una difficoltà che sia invalidante. E Certo. questa cosa, se può servire, siccome purtroppo diciamo che non ci dovrebbe essere mai giudizio, sia che una persona abbia una patologia, che non ce l'abbia, insomma, non ci dovrebbe essere proprio giudizio, ma siccome sappiamo comunque che gran parte delle difficoltà nel chiedere aiuto anche nel nostro ambito sportivo, quindi sono un atleta, sono un ragazzino, una ragazzina, 20 anni, 15, non importa, ma ho una difficoltà. La difficoltà anche è nel chiedere aiuto. Perché? Ma sono pazza? Questa è la prima Esatto. cosa che ti chiedono, capito? Ah, vai dal mental coach, ma sei pazza? Ora, innanzitutto massimo rispetto per chi ovviamente ha delle problematiche più grandi da Certo. risolvere, ma comunque sia, non stiamo parlando di un ambito di patologia, No, quindi chiaro, chiaro. stiamo parlando di un ambito di miglioramento di performance, di miglioramento di quello che sono le nostre abilità,
di quelle che sono le nostre risorse. Cioè, io sto bene, sono una persona che ha un funzionamento, diciamo, assolutamente valido nella mia vita di tutti i giorni, ma voglio raggiungere la migliore versione di me, sia nello sport, sia nella mia vita, sia nello studio, in qualsiasi sia l'ambito. Però è diverso, no? Cioè, anche nel rispetto di persone che realmente hanno un problema più serio. Quindi, se riuscissimo ad uscire fuori da questo giudizio che purtroppo, ci imprigiona tutti, riusciremmo anche a vedere quelli che sono i benefici di un percorso del genere. Io non so. Non so se voi, poi correggetemi se sbaglio, il discorso è che preso in un aspetto, noi ora scenderemo molto nel particolare, no? Però secondo me è bene anche prima di iniziare a giocare a dettare quelle che sono le regole. In generale c'è una certa resistenza quando si parla di mente a vederla come il resto delle parti del corpo, nel senso non è che qualcuno se ha un problema, non lo so, anche un semplice mal di pancia, che si perita a andare a prendere magari un farmaco o andare in parafarmaco, eccetera, no? Andare dal dottore può per dire anche per cose lievi, non è che qualcuno ha problemi a farlo. Quello che io penso, siccome sono cose anche che ho vissuto anche più sulla mia pelle, chiaramente non a livello sportivo, è che ci vuole l'accettazione del fatto che cioè, la testa fa parte del corpo, no? E come tutto il resto del corpo te ne devi prendere cura. E per certi momenti in cui la testa può avere determinate necessità, che come hai detto tu, non per forza sono delle patologie, c'è bisogno di qualcuno che ti guidi, no? Quindi proprio al pari, non è che se ti rompi un braccio non ti vai a mettere il gesso perché non ti piace, può per dire, la necessità del tuo braccio in quel momento è avere quel tipo di trattamento lì. Non so se ho reso l'idea, però correggetemi se sbaglio, perché Allora, penso sia importante. mi inserisco perché qua questo è un punto cruciale per cui mi sento di inserirmi. Perfetto. Sì, è esattamente così. Ora, quello che è importante capire è questo. Noi qui stiamo parlando di dottori e di braccia rotte. Sì. In realtà, il tipo di messaggio che io vorrei portare e che è importantissimo capire è che non abbiamo necessità, anzi, quando cioè, ho il problema di andare dal dottore, allora io vado in psicoterapia. Io Sì. vado dal mental coach per allenare la mia mente, che è una cosa ancora diversa, cioè io posso non avere nessun problema, ma se No, io vado in ma io, palestra scusami, e sì. voglio. Se io vado in palestra, io allenerò il mio corpo, Chiaro, allenerò la chiaro, chiaro. tecnica, cioè per poter essere performante, tanto più mi alleno. Bisogna capire che come il corpo, come hai detto tu, gli obiettivi che devo raggiungere hanno una strada. Quindi se io sono in salute e mi voglio allenare, prendo il personal trainer. Se io ho un infortunio, prendo il fisioterapista, però non, in tutti e due casi io volevo dire questo, forse hai Certo, fatto bene a bravo. precisare perché il mio messaggio voleva essere dire in tutti e due casi prendo qualcuno che mi sta aiutando, perché io quando mi alleno mica sono da solo, cioè ho un maestro, un preparatore, quello che è, no? Dipende tutto dall'obiettivo, se devo recuperare poi ho bisogno di un fisioterapista, non mi basta più il mio allenatore, era questo il messaggio che volevo Sì, passare. ma io ho preso al volo quello che tu hai detto, ne ho approfittato per inserire Chiaro. questo argomento perché è molto importante, anche perché la percezione delle persone ancora oggi spesso è quella che io devo andare dal mental coach se ho un problema importante. No, non è assolutamente così, anche perché io seguo dei ragazzi che sono straordinari e che già ottengono dei risultati incredibili e tu dici va bene, ma loro di che cosa hanno bisogno? C'è sempre un potenziale che puoi ancora sviluppare, la capacità di allineare la tua mente e il tuo corpo e di ottenere dei risultati ancora più performanti. Non solo, di più, in realtà noi possiamo ottenere dei risultati in tanti modi diversi. Possiamo ottenere questi risultati facendo un grande sforzo, mettendoci tanto impegno e vivendo male quello che facciamo, ok? Vivendolo come una grande fatica o anche addirittura in alcuni casi doloroso. Piuttosto che invece, provare passione per quello che faccio, provare divertimento, riuscire a starci dentro con una leggerezza totalmente diversa. Già Certo. solo questo può veramente fare la differenza. E ti faccio subito una prima domanda che ce la chiede il nostro Luca Maresca,
che oltre a farti complimenti e ringraziarti, io vado alla domanda, poi i commenti li potete recuperare anche dopo la live, visto che è bello corposo e soprattutto è veramente un bel commento che vale la pena leggere. Ti chiede un aspetto che trovi in comune a tutti noi del karate. Se c'è, mi verrebbe da aggiungere. Se c'è, esatto, anche Nico, perché. Nico, mi raccomando qui, mi raccomando. Ah, sì, allora è difficile, cioè faccio molta fatica a pensare a qualche cosa in comune per tutti quanti, proprio perché io faccio un lavoro totalmente sartoriale, a differenza di come si può immaginare, dove magari uno immagina che o quantomeno questo è il mio modo di lavorare, per cui diciamo che non, io lavoro così. Uno magari immagina che ci siano delle tecniche o determinate cose che ti permettono di ottenere quel tipo di risultato, di lavorare nella mente in quel modo per cui tu poi ottieni quel tipo di risultato. No, non funziona esattamente così. Cioè, quella stessa tecnica può funzionare per me per un tot tempo e poi non funzionare più. In Certo. realtà il lavoro da fare è proprio sulla persona e quindi ogni persona è diversa. Io faccio un lavoro sartoriale, faccio un vestito su misura. E a seconda della persona che ho di fronte, cerco di capire dove si possano mettere le mani per andare a sciogliere magari dei blocchi che possono emergere o aiutarlo a far emergere meglio il proprio potenziale o andare in una determinata direzione. Quindi immaginare qualcosa in comune per tutti i ragazzi del karate, no, cioè io veramente se penso alle persone che seguo io, ma vabbè, stiamo parlando di mondi completamente diversi. Certo. Però forse chiedevano una caratteristica che un po' ci accomuna tutti, che un po' tu ne segui tanti, che riguarda, cioè, ne hai tanti di noi. C'è qualcosa che un po' Beh, ci una distingue grande dagli altri? grinta, forse, la grinta, la determinazione, questo di Dai, sicuro. su, volevamo un complimento, Nico, dai, su. Esatto. Beh, certo, tutti combattenti, questo senza ombra di dubbio, tutti dei grandi combattenti, per quanto è molto una caratteristica tipica degli atleti agonisti, perché poi se, Certo. immaginando, e tu, Laura, hai conosciuto tanti altri ragazzi che io seguo, che non sono del mondo del karate, in realtà anche loro sono dei bei combattenti poi alla fine. Vi assicuro che l'energia che percepisci è la stessa identica. È assurdo, è incredibile. Noi ci incontriamo spesso tutti insieme e facciamo tutti sport diversi, quindi c'è questa grande cosa anche di rispetto, sai, non faccio i nomi, ma veramente atleti veramente di alto livello e c'è un'energia che ci lega tutti. Che è esattamente l'energia di chi si vuole migliorare. Cioè, non so se riesco a Sì. spiegarmi bene quello che è un'energia del sì, di migliorarsi sempre di più. E questo è una cosa bella perché è un motore, è una motivazione potentissima, cioè proprio estremamente potente. E la cosa anche, tra l'altro, un po' particolare. Che viene fuori anche e che molte persone pensano o comunque si rivolgono, come è successo anche a me, a iniziare questo percorso perché io voglio vincere, no? Il cruccio di un atleta agonista è io devo vincere. Hai presente quella medaglia d'oro? Ecco, mia, de deve essere mia, non me la deve toccare nessuno. Ok. Questa cosa è una cosa bellissima, ovviamente, è un motore che spinge potentissimo, una maniera, però è anche tante volte, specialmente nel lungo tempo, anche una pericolosissima arma a doppio taglio, Sì, se non è saputo gestire. ci Ed è credo. per questo che magari se voi fate un'analisi degli atleti, sia nel nostro campo che anche in altri settori, molti hanno una spinta iniziale fortissima e poi si perdono, cioè vincono tantissimo all'inizio, poi non si sa cosa succede. Quello molto spesso purtroppo accade perché ognuno di noi può avere mille motivazioni che ci spingono a volere quella medaglia, a volere quel podio, a volere quel determinato riconoscimento, che potrebbe essere: voglio entrare nel gruppo sportivo. Nel nostro caso, giusto, ti permette Certo. di essere un professionista, non c'è niente di male. Voglio dimostrare a mio padre
che mi allena da una vita, che io sono l'atleta che lui ha sempre pensato che io fossi. Voglio farlo per il mio maestro, voglio farlo per il mio coach. Queste tutte sono mille motivazioni che all'inizio ci caricano a pallettoni e poi dopo, inspiegabilmente nel tempo, diventano insufficienti oppure ci si ritorcono contro. Perché? Perché fondamentalmente quello che vorrei che imparassero tutti, ecco perché dico è importante farlo dall'inizio, perché ci evitiamo tantissime rogne, che Certo. invece poi ti devi andare a spulciare quando sei più grande, ormai magari un po' di danni l'hai fatti nel percorso, come giusto che sia. Perché se noi imparassimo, anzi, dico, se noi insegnassimo già da piccoli a fare le cose per il piacere di farle, per il divertimento, perché è assolutamente fantastico esprimersi in una performance agonistica, in una gara, che sia la gara della parrocchia o sia la gara italiani o gli europei o i mondiali, nella migliore versione di noi stessi, è veramente quella la gran figata. Cioè, questo motore, se noi imparassimo fin da piccoli a ricercare questo tipo di motivazione, questa dura per tutta la vita. Non ci potranno essere mai momenti in cui questa viene fuori. Il problema è quando iniziamo con altre spinte motivazionali e poi improvvisamente, come una brutta magia, non funzionano più e dici: ma perché io non sono motivato come prima? Ma perché Certo. quello che andava bene per 3 anni adesso non mi va più bene? Perché magari mi hanno spinto delle motivazioni che non erano mie. Certo. Esterne invece che interne, perché quello che è veramente importante è proprio questo, imparare a lavorare con le motivazioni interne e non con motivazioni esterne, se no Sì, siamo sì, sì. sempre sotto scacco di qualcosa o di qualcuno. Guardate, a proprio a questo, scusa, dimmi. Che quando qualcuno viene da me, io gli dico, faccio il mental coach, la prima cosa che dicono le persone: ah, ma quindi sei una motivatrice, una di quelle che si mette a bordo campo e fai dai, dai, è un classico. Allora io mantengo il sorriso, mi esce un po' il fumo, Fa yoga. sì, faccio yoga, no, scherzo, è una cosa classica che mi sento dire tutte le volte e quello che dico tutte le volte è: non c'è modo di motivare, noi possiamo imparare ad automotivarci, perché una cosa che mi motiva oggi non mi motiverà domani. E se Chiaro. io ho bisogno di qualcosa di esterno per essere motivato, che può essere anche solo una tecnica o qualsiasi cosa, io sono sotto scacco. Sì, E sì, la sì. volta che quella roba non funziona, io non funziono. Quindi quello che fa un mental coach è aiutare, accompagnare in questo percorso l'atleta a scoprire come imparare ad automotivarsi, come imparare a trovare le risorse dentro di sé, come imparare a trovare il modo di ottenere i risultati all'interno e non più all'esterno, come Certo. sganciarsi dal giudizio degli altri piuttosto che da tutte quelle cose che in qualche modo nel tempo diventano delle zavorre pesantissime che l'atleta si trascina dietro. Assolutamente. E su questo, guarda, mi avete fornito un bell'assist perché il maestro Figuccio ci chiede, vorrebbe Ciao sapere. Vincenzo. Ciao Vincenzo. Mi accoda ai saluti, chiaramente. Ci chiede, vorrebbe sapere da due professioniste come voi, quanto il sistema mental coach atleta tecnico dovrebbe funzionare affinché questa cooperazione vada a favore della persona più importante del sistema, che è appunto l'atleta. Nico, Allora, ve lo Nico, dico. qua chi parla, Nico? Ve lo dico io da mental coach e poi ve lo dice Laura da atleta. Allora, per quanto mi riguarda, tutte le volte che sono riuscita a costruire una collaborazione, e Vincenzo è uno di questi, quindi con allenatori illuminati, quindi allenatori con la mente aperta, abbiamo ottenuto dei risultati fantastici, decisamente più veloci. Perché? Perché stiamo lavorando tutte e due sulla stessa persona e alcune cose che può vedere uno possono essere utili all'altro e comunque si fa un lavoro in sinergia che è totalmente funzionale per l'atleta, che non vuol dire come delle volte, spesso mi succede, proprio l'altro giorno parlavo con una mia atleta
E la sua paura era, va bene, ma poi che cosa succede? Che tu vai a raccontare al mio allenatore quello che noi ci diciamo? O lui viene a dirti cose? No, questo ovviamente è impensabile, non esiste, anche perché c'è il segreto professionale e quindi non è Certo. questo. Ma è proprio, io do degli strumenti all'allenatore, per riuscire a gestire meglio, ma delle volte anche proprio in modo estremamente pratico per gestire meglio l'atleta, e l'allenatore mi dà una visione dell'atleta che io non potrei mai avere altrimenti, perché io mi interfaccio solo con l'atleta. Sì, Quindi assolutamente. è molto potente la collaborazione con l'allenatore, io penso che valga sempre la pena. Assolutamente, anche perché appunto a me piace molto questo gioco di contrasti, nel senso che se te senti quando due si lasciano che litigano, no? Sembra sempre che la colpa sia dell'altro, però se te ascoltassi soltanto la storia di uno dei due, no? Gli daresti ragione, perché chiaramente è la sua visione della cosa, Però no? se posso, Alessio, Certo. aggiungo una cosa a quello che stai dicendo tu. Non si tratta di capire chi ha ragione o chi ha torto, No, no, ma no, certo. no, nel senso, cioè, era un esempio super Ok. calzante il tuo, cioè lo colgo per sottolineare un altro Sì. aspetto importante, perché molto spesso quello che fanno gli atleti sono maestri scaricare le colpe. È il mio tecnico che non mi sa prendere, mi dice le cose in un modo che Brava. io mi blocco. Ogni volta che salgo sul tatami, lui lo sa che non mi deve dire così e invece mi dice così, ok? Quindi in questa cosa bisogna essere assolutamente professionisti e fare un lavoro magistrale, che io ve lo dico proprio sinceramente, Nicoletta ha sempre fatto con noi, perché non puoi entrare in merito, colludere con l'atleta o colludere con il Certo. tecnico, perché non è funzionale a nessuno dei due. Non ti devi mettere tra moglie e marito, eventualmente se ci fossero problemi, ok? Certo. Semplicemente tutti quanti siamo accomunati da una cosa. L'obiettivo è cercare una performance ottimale dell'atleta. Quindi, come si fa? Si collabora in squadra. Quindi ognuno nei propri campi, ognuno nelle proprie responsabilità. Quindi lì dove l'atleta sconfina è giusto che rientri all'interno del proprio territorio, così come lo deve fare il tecnico. Però io, tipo una cosa, questa qua di cui parliamo sempre con Nicoletta, perché io se ho un sogno, io immagino proprio un domani le realtà sportive dove ci sia veramente un'integrazione interdisciplinare. Cioè, è impensabile che un preparatore atletico non si rapporti con il maestro che insegna la tecnica, ed è impensabile che non ci sia la figura che io praticamente sento quotidianamente che allena la mia mente, con cui alleniamo tantissimo la mia mente, certe dinamiche, e non ci sia un interagire tra queste figure. Perché è impensabile? Perché stiamo lavorando a metà, cioè stiamo lavorando col freno a mano e invece lo Certo. possiamo completamente togliere e sta macchina la facciamo volare. Questo è quello che dico io. E per Assolutamente. fortuna io ringrazio tecnici come Vincenzo, perché lui, Vincenzo, così come Savio, per esempio Loria, sono coach e sono allenatori che probabilmente perché hanno loro stessi fatto un percorso personale, perché poi si parte sempre da là. Se non mi metto in discussione io automaticamente, cioè dove vado? Da nessuna parte. Quindi loro sono estremamente sensibili a questo aspetto qui. Non per farsi fatti, cioè Vincenzo non sa quello che io mi dico con Nicoletta. Ma io non so come, ma capisco quando quelle cose iniziano a funzionare. Dico, ma com'è possibile? Cioè, e c'è un lavoro sotto, c'è un lavoro di persone intelligenti che tutte mirano allo stesso obiettivo. Assolutamente, assolutamente. E su questo, guarda, proprio Salvatore, che salutiamo, ci Ciao, scrive. Savio. Hai visto? L'avete chiamato in Poi causa e si è arrivato. fatto sentire subito. Dice: sono d'accordo con Nicoletta e Laura, la motivazione intrinseca è fondamentale e sono d'accordo con Vincenzo che lo psicologo dello sport, mental coach, è fondamentale per l'atleta ma anche per il tecnico. Laura Pasqua, quindi lo sport fatto in questa maniera diventa un percorso di crescita personale? Assolutamente sì, ma e prima lo si inizia e meglio è, cioè ci evitiamo tanto. Io quando sono andata da Nico,
abbiamo dovuto fare prima tutto un lavoro di togliere tutta una serie di resistenze. Cioè, una cosa è quando tu sei un po' un terreno fertile, quindi è facile, no? Il semino cresce subito, ma quando sei contaminato e per una vita ti sei motivato in un modo e la cosa vuole anche che ha sempre funzionato e all'improvviso non funziona più, guardate che lasciare il vecchio modello per abbracciarle uno nuovo è molto più difficile. Ecco perché io, se posso dare un consiglio, è quello di iniziateci prima. Tutto Sì. qui. Prima Dimmi. di creare questi blocchi, tu Nicoletta che ne dici? Quello, beh, vabbè, chiaramente quando io ho scoperto tutto questo mondo ho pensato, ma com'è possibile che non lo insegnino nelle scuole? Le volte che mi è capitato quando avevo ancora le figlie piccole e sono andata magari diverse volte a insegnare a ragazzi molto giovani, appunto, insegnargli come gestire meglio la propria mente, piuttosto come gestire le proprie emozioni, come cambiare uno stato d'animo, cose di questo genere qua. Sono letteralmente impazziti perché in realtà nessuno ce lo insegna. Noi nasciamo e studiamo, impariamo miliardi di cose, nessuno ci insegna il funzionamento della nostra mente, nessuno ci insegna come funzionano gli stati d'animo o come funzionano le nostre emozioni. Quindi spesso e volentieri ci troviamo in balia di noi stessi. La cosa che a me mi lascia tutte le volte stupita, anche quando incontro atleti straordinari che hanno ottenuto dei risultati incredibili. Tutte le volte che io gli chiedo, magari dopo una gara che è andata super bene, che cosa ti ha permesso di dire, ah, ero totalmente in stato, ok, e come hai creato quello stato? Cosa ti ha permesso di essere in quello stato? Ah no, non lo so, mi ci sono svegliato la mattina e la volta che vado male, stessa cosa. Non so cosa è successo, quella mattina mi sono svegliato così e le cose sono andate tutte male dall'inizio alla fine. E tu dici, ok. Cosa è andato male? Quali erano i pensieri che avevi in quel momento? Cosa è successo? Non hanno la minima idea, mi guardano e mi dicono non lo so. Quindi questo il percorso che si fa con un mental coach, il percorso che facciamo noi interiormente, è proprio quello di renderci sempre più consapevoli del nostro funzionamento. Tanto più io sono consapevole di come funziono, tanto più mi sento sicuro. Questo è per esempio il primo risultato che otteniamo. Tornando al discorso di prima, altra cosa essenziale che io faccio con i miei ragazzi è quello di insegnargli a prendersi la responsabilità della propria vita. Perché è vero che non ci va, è impegnativo, che è molto più facile scaricare la responsabilità all'esterno, come diceva giustamente prima Laura, è colpa del tecnico, è colpa di questo, mamma e papà, eccetera, che è quello che facciamo un po' tutti, perché sfido qualcuno a dire io non l'ho mai fatto. Questo però ti rende schiavo di tutto. In un percorso dove io mi prendo la responsabilità della mia vita e dei miei risultati, a prescindere da quello che succede all'esterno, questo mi dà una libertà infinita. Cioè, i miei Assolutamente. risultati dipendono da me. Quindi, in un lavoro dove c'è un conflitto con il tecnico, facendo l'esempio che faceva prima Laura, il lavoro non è quello di andare a cercare di capire chi ha torto e chi ha ragione, perché ciascuno ha la sua ragione e non se ne viene a capo. Quindi, il lavoro è io gestisco me stessa rispetto a quella cosa lì. Posso Chiaro. cambiarlo quello? No. Ok, quindi devo trovare un modo di gestirlo che sia funzionale per me. Chiaro, E il lavoro chiaro. sempre su di me lo faccio. Quante volte, Laura, quante volte è successo magari che te, come tutti gli altri miei ragazzi, siete arrivati? No, non sai che succede, non sai che mi hanno fatto, perché gli arbitri? Vogliamo parlare degli arbitri? Ok, che è vero spesso, quindi attenzione, io non sto dicendo che non sia vero. Delle volte capita anche questo, capita che gli arbitri si siano sbagliati e quant'altro, ma noi non possiamo lavorare sugli arbitri, Certo. possiamo lavorare sulla percezione dell'atleta rispetto a quella cosa affinché diventi funzionale e non disfunzionale, affinché gli dia un vantaggio e non uno svantaggio. Tante Certo. volte alcune sconfitte sono mille volte più importanti, di quanto non lo siano alcune vittorie. Assolutamente. E Cristina ci chiede, lavorate anche sulla respirazione? Un po' avete risposto prima, ma boh, Guarda, sentiamo una risposta completa. quotidianamente.
lavoriamo quotidianamente, specialmente in questo periodo, perché in questo periodo, che è un periodo particolare, perché è un periodo dove noi siamo bloccati fisicamente dentro le nostre case e quindi ci si allena, ma ci si allena in cattività, perché è così. E Certo. ovviamente, per carità, ovviamente premesso che ci sono situazioni molto più gravi delle nostre, noi stiamo parlando in una condizione, diciamo, dove possiamo ringraziare Dio che è tutto tranquillo, tutto normale, ok, però comunque sia, ognuno di noi sta vivendo una realtà dove ha delle limitazioni rispetto a quelle che aveva Certo. prima. E mai come adesso escono cosiddetti, noi li chiamiamo i demoni, i mostri, perché così, perché comunque ci sono delle parti di noi, le nostre parti libere, le nostre parti che si vogliono esprimere, le nostre parti che vogliono comunicare, che sono relegati dentro queste quattro mura. Io queste quattro mura le vedo da 50 giorni e quindi io ho bisogno di buttare fuori, cioè io ho bisogno anche di dare voce a delle parti di me che sono completamente zittite perché non si possono esprimere. Non Il solo, non... respiro. scusami, scusami. No, scusami tu, vai. No, non solo questo, in più c'è che noi all'interno della nostra vita di tutti i giorni ci riempiamo di attività e quelle attività sono anche degli straordinari anestetici che proprio permettono a queste vocine di non essere ascoltate. Ora qui noi siamo in un grande silenzio dove non cominciamo a fare fatica ad anestetizzarci con cose, perché anche i primi tempi, la cucina, il corso, il webinar, la serie TV, eccetera, hanno cominciato a essere meno interessanti col passare del tempo e quindi Certo. sempre più, abbiamo sempre più tempo per stare con noi stessi e quando stiamo con noi stessi cominciano a emergere le cose ed Assolutamente. è la cosa migliore che ci possa succedere. Nico, Sì. vuoi dire se si può dire, non so, l'esercizio che ci dai da fare ogni giorno per 3 minuti? Di Quello di... respiro? No, no, di respiro. Lei c'ha praticamente... Forse lo sto introducendo male io, comunque adesso si ricorderà sicuramente. Ci ha detto, ci ha invitato Me e ne dico tante. brava, infatti, vi invito a farlo, chi ha voglia ovviamente di farlo, perché non porta assolutamente a nulla, di prendervi solo 3 minuti di tempo Ah, ogni giorno. sì. Vuoi spiegarlo tu? Ok, sì, sempre tornando al fatto che appunto spesso abbiamo paura di ascoltare quelle voci, no? Perché le abbiamo tenute a bada per tutta la vita, chiudendole in fondo, in cantina, a chiave, al buio. E ora queste parti cominciano a venire a galla. Ed è bene che vengano a galla perché ci mostrano chi siamo veramente, cioè ci mostrano delle parti di noi veramente importanti o delle parti di noi che semplicemente non stiamo guardando e hanno necessità e voglia di essere guardate e che se continuiamo a non guardare prima o poi diventeranno sabotanti all'interno della nostra vita. Per cui l'esercizio che do da fare ai miei ragazzi è permettetevi almeno 3 minuti al giorno, non vi dico di più, se riesci di più meglio ancora, ma almeno 3 minuti al giorno di stare in silenzio, non fare nulla, prendi il cellulare, lo togli di mezzo, non devi avere nessun tipo di distrazione e semplicemente quei 3 minuti stai con te stesso. Così, e vedi quello che succede. E qualsiasi cosa succede, qualsiasi pensiero emerga, qualsiasi sensazione, emozione, semplicemente guardala senza giudizio. Lo diamo da Ragazzi, fare allora a tutti quelli che ci stanno sì. seguendo e settimana prossima, visto che sarà la seconda puntata di Karate Mind, sempre alle 21 lunedì, ci vengono a raccontare nei commenti com'è andata. Che ne Magari. dite? Lo diamo da fare, lanciamo una sfida Sembra alla fine di ogni puntata, potrebbe diventare... facile, vi assicuro che 1 minuto è eterno, senza telefono in mano. Perché Assolutamente. in realtà io poi mi sono resa conto facendo questo esercizio, e ve ne renderete conto anche voi, di quanto molte volte per non pensare noi prendiamo il telefono. Cioè è come se comunque non ci piace. Cioè ci arriva un pensiero, ci arriva qualsiasi cosa, comunque fondamentalmente fa parte di noi, quindi dovremmo teoricamente andarci anche d'accordo, visto che è un prodotto della nostra mente. Però in realtà nel momento in cui arriva qualcosa, anche la noia o quella sensazione un po' di imbarazzo, di immediatamente prendiamo il telefono, cominciamo su Instagram a guardare Sì. Certo. applicazioni, tutorial, quell'altro, perché questo occupa la mente, cioè ci impedisce di pensare, ci impedisce di, se sentiamo fastidio, se sentiamo ansia, di sentirla, perché non la vogliamo sentire. Sì. Allora mi chiedo, no, e mi sono detta ovviamente, ma
se io non riesco a sopportare 3 minuti, come posso pretendere da me, atleta, di riuscire il giorno di una gara, di una competizione dove sono bombardata da 1.000 stimoli, stress, cioè lì non è che si tratta di il mio maestro mi ha sbagliato a dirmi la cosa, me l'ha detta Sì. colì anziché colì, lì si tratta veramente che succede di tutto e lì siamo appesi a un filo, cioè come faccio io a non voler guardare questa roba? Cioè è mia, cioè, è come se non volessi guardare dentro casa mia, è un paradosso se noi ci pensiamo e soprattutto cioè, pretendiamo da noi stessi che poi riusciamo a gestirla? Come? No, anche Certo. perché se noi non la conosciamo e non impariamo a conoscerla, viene fuori quando vuole e ci lascia completamente spiazzati. Per cui sono quelle situazioni dove io sono in gara e mentre sono lì sul tatami mi arriva qualcosa, mi succede qualche cosa e io non lo so gestire. Perché poi Assolutamente. queste parti hanno, come dire, trovano spazio per venire fuori nei momenti Di particolarmente stress. stressanti. Quindi a loro non gli pare vero, come noi siamo in un momento particolarmente stressante, loro whoop, si tirano fuori e lì poi diventa complicato. Assolutamente, Infatti, una domanda che mi hanno fatto, assolutamente. scusami adesso se ti ho interrotto. No, no. Una domanda che mi hanno fatto, non mi ricordo il nome, però mi è venuta in mente adesso, è quando ti mi hanno detto come gestisci il tuo pre-gara. Io non ho, magari a differenza di altri, tutta una serie di routine o di cose scaramantiche che ho, però, per esempio, il mio modo di gestire la gara è diverso di volta in volta, perché tutte le volte. Ragazzi, ci sono delle volte dove io la notte non dormo, cioè ogni ora mi sveglio, quindi ci sono delle gare dove l'ansia ha una maggiore è ma maggiormente protagonista magari già da 2 giorni prima, altre gare in cui sembra tutto tranquillo, sto per salire sul tatami, mi si presenta qualcosa, ok? Quindi ecco, questo è il mio obiettivo, imparare a giocare con questi aspetti che cambiano di volta in volta. Infatti non c'è una formula magica, cioè io una cosa che vi vorrei dire, se voi vi aspettavate da questo incontro con Nico e la sua esperienza, che lei vi desse una formula magica per tutti oggi, chiunque sintonizzato qui, ragazzini, grandi, adulti, e dirvi se fate così, se pensate in questo modo. Ragazzi, domani vinciamo tutti. Non esiste, ragazzi, cioè non c'è. Pessima. Questo. È una pessima notizia questa, però è esattamente così, esattamente come dice Laura. Non c'è una soluzione esterna, c'è una soluzione interna. Io mi hanno fatto due domande, ho chiesto su Instagram appunto a qualcuno e mi hanno fatto due domande proprio in questa direzione. Su quali aspetti si concentra la preparazione mentale dell'atleta, oppure quali sono le risorse interne di un atleta professionista, che un atleta professionista deve avere? Non c'è una risposta univoca. L'unica risposta univoca che posso dare è che quello che un atleta deve imparare a fare, questo sicuramente per poter raggiungere una massima performance, è la capacità di connettere mente e corpo, quindi di entrare in quello stato che si chiama stato di sincronia, stato di massima performance, stato di flusso, ognuno lo chiama a modo suo, ok? Quindi questo è quello che dobbiamo imparare a raggiungere, ma non gli atleti, chiunque di noi, per poter ottenere determinati risultati. Perché in quello stato io ho accesso a tutte le mie risorse, ho accesso al mio potenziale, ho le antenne sollevate, ho il mio intuito, la mia capacità di percepire sono più sviluppate. E lì succedono i miracoli, grandi cose, grandi della storia, Vi sapetelo posso perfettamente. garantire, talmente tanto io sono rimasta affascinata da questo, che tra l'altro Nicoletta sta parlando dello stato di grazia, dello stato di flow, molti lo chiamano sei in sfera, sei in zona, ci sono diverse parole, che io ci ho fatto una tesi su questo, proprio perché mi ha talmente tanto preso la testa, ho detto, ragazzi, io l'ultimo capitolo della mia tesi è stato tutto dedicato a tutti noi ragazzi del karate, che tra l'altro siamo seguiti da lei. E ho chiesto a ognuno di loro, ragazzi, vi va di dirmi un giorno che siete stati in questo stato di flow, in questo stato di Grazie. grazia, ecco, di dirmi esattamente quello che avete provato.
Io mi sono, a parte il fatto, è stato, mi sono lusingata di tutto quello che mi hanno restituito e anche della facilità con cui l'ho fatto, ma poi anche leggendoli con Nico, la bellezza, cioè non era neanche più importante sapere se quel giorno quella gara l'hanno vinta, Sì. cioè erano racconti di atleti felici. Cioè, voi capite che cosa significano? Cioè, c'è una grande differenza tra la mentalità occidentale e quella orientale. Cioè, in Oriente si lavora per la perfezione del gesto, per la bellezza del gesto, per la massima prestazione. E questo è superiore all'essere vincente, all'essere, come dire, all'arrivare primo a tutti i costi. In Occidente, nella nostra mentalità, nella nostra cultura, che è una cultura estremamente competitiva, quello che ci insegnano è che devi arrivare primo, devi essere il più forte di tutti. Poi la felicità può anche essere secondaria, ma l'importante è che arrivi primo, l'importante è che sei il numero uno, perché se no non vali niente. Allora, se uno nasce in questo modo e la tua felicità è al terzo, quarto, quinto posto, io non lo so se ne vale la pena, ok? Io Certo. quando ho iniziato a lavorare con Nicoletta ho ribaltato la mia scala di importanza. Al primo posto io ho iniziato a mettere, io voglio essere felice, voglio essere un atleta felice. E sono sicuro che se sono felice sono vincente. Ma Certo. come conseguenza, o no, Certo. Nico? Certo, è così che succede. La cosa bellissima è questa, no? Io ci sono delle volte che è molto divertente. Vengono da me degli atleti, che magari sono totalmente proiettati appunto a raggiungere l'obiettivo, alla vittoria. Quindi vengono da me e mi dicono: io allora voglio venire, voglio lavorare con te perché voglio essere ancora più performante, perché voglio vincere ancora di più. Io li guardo, sorrido e già so che dovrò andare a lavorare sul abbassare i toni di questa parte. Perché? Perché se noi ci spingiamo tutti in una direzione, usciamo fuori equilibrio, ci sarà una parte che va comunque nella direzione opposta, che comincerà a sabotare, e sono quelle situazioni dove l'atleta comincia a farsi male. Quindi Certo. quello che paga sempre è comunque l'equilibrio, e quando io sono in equilibrio riesco a vincere più facilmente stando bene. Assolutamente. Diciamo che chioserei il tutto, se me lo permettete, dicendo che quindi non bisogna vincere per essere felici, ma essere felici per vincere. Esatto, Mi piace, ti ce piace? la Va tatuiamo, la bene, ci faccia le tatuiamo. prossime magliette di karateka saranno con questo motto, va bene? Perfetto. Allora, io ringrazio tutti gli amici che ci hanno seguito stasera. Tra l'altro, tantissimi, non avevamo mai avuto in live più di 105-110 persone Siamo io e contemporaneamente, quindi Nico, capito? Siamo io e Nico. avete spopolato. E vi aspettiamo quindi anche lunedì prossimo, sempre alle 21, qui su la pagina Facebook di Karateka. Ricordo a tutti quanti che potete rivedere la live se ve l'avete persa già dopo pochi minuti qua su Facebook. Domani la trovate su YouTube. Un riassunto lo mettiamo su Instagram, che lì la gente i contenuti lunghi li fruisce un pochino più difficilmente. E poi, soprattutto, grande novità della settimana, ricordiamo il podcast che trovate su iTunes, Spreaker, Spotify, quindi seguiteci, mettete like a tutte le piattaforme così vi arrivano le notifiche, e quindi vi ringraziamo tantissimo, siete stati veramente molto, ci hanno seguito veramente tanto, voi avete visto pochi commenti, ma ne sono arrivate veramente, avete di che leggere tutta la serata, e tanti tanti sono di Volentieri. complimenti, quindi penso sia stato un qualcosa di utile. Ci sono tanti tecnici che ne vogliono sapere di più e approfondiremo già dalla prossima settimana. Io, ragazzi, che vi devo dire grazie tanto, perché questo progetto di Karateka sta crescendo sia come community, sia come anche valore, no? Che apportiamo alle persone. E come hai detto tu, no, essere felici, magari anche questo, essere più consapevoli che quello che stiamo andando a fare ha un impatto davvero nella vita degli altri. Bravo Enzo. Io vi saluto, quindi ciao Laura, ciao Ciao ragazzi, Nicoletta. grazie a tutti, eh. Ciao, grazie a tutti. Ci rivediamo lunedì allora? Sì, fateci sapere, vabbè, poi magari tramite storie un po' quali sono gli argomenti di cui Certo, volete che certo, magari. certo, certo. Lanceremo nelle nostre storie, anche nelle vostre, questo sondaggio, e quindi fateci sapere i prossimi argomenti, o anche qui sotto nei commenti potete sempre scrivere. Noi li vediamo tutti. Buona serata a Benissimo. tutti. Ciao, ciao a Ciao, tutti. ciao, ciao. Ciao a tutti. Ciao, ciao.